invece la donna era il paese qua vicino. Sì. È sposata. Adesso vi ringrazio per la conversazione. Adesso noi vogliamo continuare le nostre indagini e vedere un po' se riusciamo a comunicare con altre entità. Va bene? Poi se volete adesso accendiamo l'Echo Vox e se volete, se riuscite ad agganciarvi alla linea ci fa piacere. Vado. Vai. Allora siamo al banco C, adesso lascio Gavino qui che vi fa delle domande che così interagisce anche lui. Io vado a fare un giro nella struttura, finché questa batteria non mi molla. Ciao, sono Gabino, sono Francesco, ci siamo sentiti oggi pomeriggio. C'è qualcuno ora? C'è qualche entità? C'è qualche entità qua vicino? Vorremmo comunicare con voi. Grazie. Riesci a collegarti all'Echo Vox? Prego. Francesco. Questa cosa si fa illuminare la palla. Arrivo. Ci trovo la pila per insieme. Che cosa? Capace di illuminare la palla. Ma non sono così. No, l'ho messo qua sul. Ma devi stare. Allora, stiamo andando nel banco B per vedere se abbiamo qualche riscontro. Qualche entità qua vicino a noi? Gavi, spegni quel riflesso, ok. C'è qualcuno che riesce a mettersi in contatto con noi? Come ti chiami? Puoi ripetere per favore? Riesci a essere un po' più chiaro? Io so. Puoi ripetere il tuo nome? Tonio. Sei Tonio? Riesci a manifestarti?
Nell'altare sempre. Siamo qua nell'altare pure. Yes. Siamo qui. Fatti sentire. Siamo qui. Aspettiamo un vostro riscontro se riuscite a fare un rumore o a palesare. Faccio una cosa, come mi chiamo io? Qual è il mio nome? Il nome suo? No. Ci vuoi dire qualcosa? Dimmi, stiamo... Spretta la pila. Eh? Spretta la pila. C'è il tazzo della pila. Eh? Spetta, illumina. Non è la pila da pila. Ok, a posto. Tu sapevi dove era la pila? Come ti chiami? Puoi ripetere? Francesco, a te voi. Dimmi. Francesco. Sono qua, dimmi. Sono qua. Cosa vuoi dirmi? Dimmi, vuoi comunicare con me? Vuoi usare K2? Quale però? Quale va a usare? Aspetta. Intendi questo? Allora, capito, controllo la pulita e io controllo questi. Con quale K2 devo comunicare? Illuminami, K2 che devo utilizzare per comunicare con me. Ok, ci capiamo che sta. Allora, c'è una voce di donna. C'è una donna? Sì. Sì. Abbassa. Quindi c'è una donna. Come ti chiami? Riesci a dirmi il tuo nome da K2?
Mi dal Covox, scusa. Licia. Eh? Licia. Come si chiama? Licia. Come? Licia, ho sentito. Licia? Illumina il K2 se ti chiami Licia. O Lucia. Come ti chiami? Vabbè, ok. Bravi, se mi abbassi la luce del... riesci a abbassare più quella luce? Del tablet? No, del telecamera. Ecco, abbassa. Riesci a inquadrare senza... Allora, abbiamo detto che sia una donna. Ok, rimani così. Sei una donna. Sei... Ah, fammi fare la domanda. Sei deceduta qui vicino? Sei deceduta qui in zona, vicino, in qualche paese? Sei volta in campagna? Sì. Non sei volta in campagna? Ok, mi fa piacere. Però non ti ho chiesto quanti anni, se ti ricordi anni più lumini, quando sei deceduta. Ti ricordi quando sei deceduta? Allora, sì, che ti ricordi? 20 anni? 30? 40? Qua 40 anni illuminato, quindi eri giovane. Sei morto in campagna. Faccio una domanda, sei morto di malattia? Sì, aspetta, anche di malattia. Vedo che questo posto la gente muore per malattie. Vabbè, normale. Sei morta da poco? Cioè, ti faccio come ho detto prima, sei morta nel 2000? 2010? 2020? 1990? 80? 70? 1950? Non ricordi quando sei deceduta? L'anno? Sì, te lo ricordi, hai risposto con il box. Sì. E dimmelo, eh? 80? 80 anni sei deceduta? Quindi sei uscito a 80 anni? No, 1980, scusa, perché l'anno era giovane. Quindi sei uscito nel 1980, ok. Illumina per avere conferma. Sì. Esatto. E senti? Illuminato. Ha detto sì ed è esatto, quindi sei città giovane, sei deceduta nel 1980, di malattia in campagna. Grazie, anche questa è una bella prova. Sei vicino a me? Mi riesci a vedermi? Riesci a vederci? Sì, ok, grazie. Sta tutto confermando la... il capparello. Sì, su qua. Quello, facci tu. Hai illuminato, è difficile vedere da lì. Non lo vedi la fretta? Non lo vedi. Quindi sei vicino a noi. Riesci a fare un rumore? Faccio una cosa più difficile. Riesci ad avvicinarti qua e a dare rilevare la tua presenza con questo? Provaci. Se sei vicino a noi, riesci a capire. Dammi, prova con lo spirit pod. L'avete già fatto. Quindi, se c'è qualche entità, avvicinatevi allo spirit pod. È più difficile, lo so.